Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4 Lupi Mannari. Allora ragazzi, oggi uscirà il trailer della nuova... oggi per voi era giovedì scorso, uscirà il trailer della nuova espansione, comunque di ciò che sarà il nuovo pacchetto, e io non vedo l'ora di parlarvene. Sicuramente ve ne avrò già parlato in un episodio o in un video in specifico, però non vedo l'ora appunto di sapere quali saranno realmente, perché di speculazioni ne abbiamo fatte quante ne volete, i nuovi contenuti di The Sims 4. Spero anche che ci diano il tempo comunque di completare questa stagione un po' lupesca. Allora ragazzi, è arrivato un avviso collettivo di Moonwood Mill. In realtà mi avevate già avvisato. Il branco ha notato che Richard non ha dato prova di partecipazione al branco in modo adeguato, e quindi se non cambierà atteggiamento o se riceverà altri ammonimenti su altri valori del branco, Richard finirà sotto osservazione. Il pannello branchi del lupo mannaro ci aiuta, e in effetti ragazzi il collettivo di Moonwood, vedete, partecipazione al branco non è proprio attiva, però ragazzi stiamo salendo belli tranquilli in, come si dice, nel al nuovo stato di lupo, e anche qui potremmo salire presto allo stato di veterano. Allora andiamo qui, genitorialità incoraggia il comportamento, perché comunque lui è molto contento di questa roba. Ovviamente Eric gli dice: guarda Richard, hai ragione, sono molto contento, sto facendo i compiti, a me piace studiare, tu non dovresti farti scappare l'opportunità dell'università, perché è vero, sei un lupo mannaro, ma comunque eri a metà laurea, e quindi diciamo che Richard appunto ci vuole un po' pensare su questa roba, perché ragazzi, ecco, dopo tutto quello che abbiamo fatto non vorrei perdere del tutto la laurea. La votazione è aperta, andiamo, magari vediamo un po', raga, vota per i piani d'azione. Eric si trova a scuola, quindi ora andiamo appunto nel, come si dice, conservazione dell'acqua. Oddio, questi sono i piani attivi. Giardinaggio verde, unione del buon gusto. Amore libero, ci piace. Autosufficienza, promozione delle arti creative. Beh, lui comunque, ragazzi, abbiamo un sacco di voti. E amore libero anche. Ma sì, dai. E va bene. E poi appellati per l'abrogazione, conservazione dell'acqua, raga, perché è un po' difficile l'abrogazione dell'acqua. Allora andiamo, no, non che trasferisci, volevo viaggiare, viaggiamo e andiamo appunto a casa del nostro, gradisce la chitarra, ovvio che sì, andiamo a casa del nostro capobranco, del Volkov, del nostro Volkov, dov'è? Sì, di lui, della famiglia Volkov, da Christopher, anche se c'è solo Jacob in questo momento, però noi andiamoci perché lì vicino c'è appunto il covo del branco. Tra l'altro ragazzi, mi avete chiesto se io sono più vampiro o lupo mannaro, e in realtà raga, come ho anche risposto ad alcuni di voi nei commenti, amichevole, dai regalo, regalo fraterno, vediamo cosa possiamo dare. Potremmo dare un lupitos senza lattosio. Lupitos, ma sì, dai, non so cosa sia lupitos. Non ce lo fa dare. Branco di lupi mannari, dai regalo. Una mora, dai. Diamo una mora perché dobbiamo assolutamente cercare. Vedete, partecipazione al branco già sta migliorando. Chiedi un tutoraggio di branco, chiedi di dell'essere di rango delta. Dai, proviamo a chiedere un po' di robe, raga. Proviamo a stringerci. È vero che noi siamo già amici, eh? Abbraccia. Perché non ci fa chiedere del rango delta? Lupo mannaro, sfida al tiro alla fune. Proviamoci, raga. Secondo me perdiamo tantissimo anche.
Schiedi dell'essere di rango delta. Dicevo, tra lupo mannaro e vampiro, io ho sempre preferito i vampiri, ma non tanto in The Sims, cioè in The Sims mi stanno piacendo molto i lupi mannari, perché in generale i lupi mannari hanno sempre, sono sempre, come dire, uniti all'idea del, della forza, dell'essere magici, dell'essere forzuti, la forza fisica, mentre i vampiri sono sempre, hanno sempre avuto dei poteri un po' più sofisticati, più di mente, di intelligenza, e quindi io mi sono sempre sentito non... Ok, sono il forzuto della situazione, non lo sono mai stato nel mio gruppo di amici, ma ero sempre quello intelligente, in realtà. Perché non fanno il tiro alla fune? Lupo mannaro, trasformati. Trasformiamoci. Ci sta. Olè. Facciamo vedere che ci sappiamo trasformare, tra l'altro. Sfida il tiro alla fune, perché non me lo fa fare? Comunque non siamo ancora andati da Greg. Ugur, Ugur, ah, dobbiamo andare qui secondo me. Andiamo qui e contribuisce alle risorse del branco con la mora, passa del tempo qui, controlla le risorse del branco, chiama i compagni del branco. Adoro Christopher Lily Zu. Adoro. Vieni qui, vai qui. Absolutely. Chiacchiera con Jacob, basta. Seguiamolo. Raga, un po' di branco ci sta. Un po' di branco, ma lui una, cioè potremmo anche avere una, ma lui è bellissimo, raga. Che gnocco, mi piace troppo, sapete? Lui proprio, devo dire che quando io con Amelia ho trovato Arty Vines con il figlio, quindi Richard, già un figlio, non pensavo potessi poi affezionarmi così tanto a Richard, che è diventato poi protagonista di questa storia, e sono veramente veramente felice. Comunque Lily Zoo, lupo mannaro, allenati a combattere come lupo mannaro con Lily Zoo. Adoro. I like splendore del tramonto. Vediamo se ce la facciamo, soprattutto. Branco di lupi mannari. Chiedi dell'essere di rango alfa, sfida il cam, rissa onorevole, tiro la fune epico. Bellino. Ah, si stanno allenando. Girl. Bellino, bellino. Molto molto bellina questa roba. Lui che guarda, tra l'altro. Allenati a combattere come lupo mannaro ai campi di battaglia, racconta esperienze con i lupi, sfida al tiro alla fune. Lo voglio vedere questo tiro alla fune, perché non lo fanno? Comunque aumenta il divertimento. Adoro, adoro, se le stanno dando di santa ragione, ragazzi, e aumenta il divertimento, mi piace tantissimo. Mi sto dedicando molto di più al gameplay e meno di più al drama, raga, in questo pacchetto, perché devo dire ci sono un sacco di robe da vedere, innanzitutto. Ci sono un sacco di gameplay proprio da fare rispetto, diciamo, al gioco classico, no? Che poi ha bisogno della nostra creatività per, come dire... Eccolo! Eccolo, bellino! Ma guardate che viso, favola, guardate, cioè bellissimo, che bella questa animazione. Ovviamente ha perso, ragazzi, cioè anche noi. Branco di lupi mannari, lupo mannaro, allenati a combattere come lupo mannaro ai campi di battaglia. Voglio vedere dove sono i campi di battaglia. Tra l'altro, scusate, noi abbiamo un nuovo punto di abilità, ragazzi. Andiamolo subito a spendere. Potremmo guarigione naturale. Riprenditi dalle ferite più rapidamente. Visione notturna. Oppure benedizione lunare. Fame vorace, cacciatore. Impara ad andare a caccia di cibo. Mi piace questa roba.
Abbiamo un punto, raga, che dici non lo prendo? Dove stanno andando? Ai campi di battaglia facendo jogging. Sono sincronizzati i ragazzi nella corsa. Neanche fossero delle nuotatrici di nuoto sincronizzato. Guardateli. Sorridono. Comunque anche il lupo, diciamo il capobranco, molto bellino, eh? Ci piace. Ci piace come l'hanno fatto. Dove stiamo? Cioè, che cosa stiamo facendo? Jogging, raga. Stiamo a fare jogging. Adoro. 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 Sofia Johnson, cioè raga, presentissima. Eccoli, sono questi i campi di battaglia, forse? Sì, credo proprio di sì. Ah, e qui, Ah, vedi? Sì. vedete, allenati a combattere. Lupo Mannaro, annusa qui. Ok. E vedete Rashida che ci chiede no grazie. Lui proprio non ce la fa, raga, a farsi vedere così. Girl. Oh mamma, ce le sta dando di santa ragione, raga. Anche noi comunque. Non so se la nostra abilità di forma fisica in realtà ci darà un vantaggio. Per ora le stiamo prendendo. Bellini, sono tanto carini. Tanto tanto carini. Lupo Mannaro, racconta esperienze sui lupi mannari. Ma qui come facciamo? Al momento Richard è di rango Omega, il più basso del branco, deve dimostrarsi all'altezza per godere degli alti vantaggi del branco. Oltre a familiarizzare di più con i compagni del branco, Richard deve prestare particolare attenzione ai valori del branco. Fare rispettare è fondamentale per salire di rango. Vabbè. Esplora le gallerie, lui è concentrato. Raga, dato che siamo qui, io direi che potremmo andare al bar, giusto? No, questo è il... Dov'è il bar? Questa è la biblioteca, eccolo qui. Oh, perché visita il bar. Andiamo. Andiamo in forma lupesca, ragazzi, perché voglio assolutamente, come dire, andare a trovare la nostra Lopez, la nostra signorina Lopez. Signorina Lopez, adoro, perché ci voglio comunque creare... diciamo che lui con Rashida... Da quando lui è diventato Lupo Mannaro, si sta veramente... Oddio! Lui l'ha indicato. Discuti dell'essere Lupo Mannaro. Altre scelte. No, non c'è. Eccola qui, la nostra amica Celine. Branco di Lupi Mannari, dai un regalo alla tua compagna. Diamogli una mela, dai. Chi è qui? Jessica De Luca, adoro raga, ci sono dei lupi mannari in giro per Moonwood. Diamo il regalo a appunto Selena. Celine, anzi, Celine Lopez. Amichevole, abbraccia, romantico, flirta. Oddio, socializza con... Interazione placa sbloccata. Richard ha imparato a calmare i lupi mannari al... Sul punto di fare una sfuriata. Aspettate. Splendido, Richard è stato promosso al rango Delta nel collettivo di Moonwood, ragazzi. Adoro. Nuovi sblocchi. Le interazioni dai lezioni di branco e punisci sono eseguibili sui compagni di branco di rango inferiore. Il ricordo di un'incantatrice lunare è stato inserito nell'inventario di Richard ed anche acquistabile. Adoro, adoro, ragazzi. Abbiamo... Ricordo, adoro, bellissimo, bellissimo. Loro stanno, fai gli occhi da lupo. Loro stanno tranquillamente, ragazzi, flirtando. Bello, raga, bello, mi piace, ora dovremo capire come salire, ragazzi, di rango ancora. Per ora siamo Delta, ci piace. Diplomazia, autosufficienza. Qui ci siamo quasi, eh. Divento un buon rappresentante dei lupi. Lupo Mannaro. Racconta esperienze. Dovremmo fare un po' di diplomazia. Sapete cosa vi dico? Potremmo tornare anche a casa, eh. Why not? Lui, con lei comunque è partito il flirt, ragazzi, ovviamente. Andiamo. Qui non c'è un cavolo di nessuno, raga. Che brutto, non mi piace questa cosa. Non mi piace affatto questa cosa e io direi che potremmo, anzi, viaggiare un pochino. Viaggia, ci portiamo il nostro
Eric Vimes e torniamo a casa, raga. Andiamo da mamma e papà, assolutamente, per far vedere appunto che è un lupo mannaro, ragazzi. E torniamo qui dai Vimes, che ho tolto, ragazzi, dalle famiglie attive, perché io ho diciamo, la progressione della vita alle famiglie attive. E sinceramente, dato che ci siamo trasferiti, non volevo, come dire, non volevo far morire. Guardateli, sono imbarazzati, ragazzi. Lupo Mannaro, diplomazia e Lupo Mannaro, diplomazia. Cerchiamo di, vedete, lui con il famiglio. Vabbè. Raga, che ve lo dico a fare? Bussiamo alla porta. Ciao mamma, ciao papà. Adoro. Ok, noi stiamo facendo un po' di diplomazia, raga. Ovviamente però Arti gli dice, magari non ti far vedere, torna alla normalità. Non ti far vedere così in forma di lupo mannaro qui nel quartiere, perché voglio dire, non tutti potrebbero accettare il tuo stato. Perché lui è spaventato, terrorizzato da un lupo mannaro. Ma tutto a posto. Ma ci vivi insieme, amo. Facciamo diplomazia pure con Eric, raga. Ma tutto a posto. Comunque manca solo diventare l'alfa, ragazzi. Poi, perché questo praticamente lo abbiamo fatto. E siamo qui, raga. Siamo a casa. Come i vecchi tempi, praticamente. Rompi, guarda un film con Catastrofe della corteccia con tutti e tre, vai. Dedichiamo sentimento acquisito. Per me significa molto che trovi del tempo da dedicarmi. Allora, molto molto bellina questa roba, raga. Molto molto bellina. Lui cos'è che deve fare? Lancia un sì, vabbè, ai razzi ci stiamo dando. Vabbè, ma sdraiati mentre te guardi il film, no? Non potete sedervi come le persone normali? No, ce lo dobbiamo guardare in piedi? Davvero? Ah, zitti, zitti, che ci stiamo un po' sedendo. Dove sta andando? Vai a casa. Ma no, ma come? No, più che altro volevo provare con lui, visto che ci troviamo. Vedete, ululato al branco, vai a caccia di cibo. Potenzia l'olfatto, ulula, vai a caccia di cibo. Vediamo cosa trova. Non so se si trasforma nuovamente. Gli hanno appena detto di non. Ah no, è andato semplicemente a caccia di cibo. Vabbè, ci può stare. E lui, scusate, ci possiamo. Io vorrei anche, devo dire la verità. Innanzitutto beviamo questa pozione, raga, visto che ci troviamo. Devo dire la verità, io con lui vorrei anche tornare un pochino anche a Forgotten Hollow. Dovrebbe essere quello il. Sì, se non erro è così. Al quartier generale magico. Che strega, strega, che strega. Adoro. Analizza. Vede. Ma bellino. Cioè, lui ovviamente è andato a prendere questo tipo di libro. Parliamone. Ok, lui va in giardino, ragazzi. Semplicemente. Che cos'è? Lettera lite. Chiama il consiglio. Studia. Reclama. Mettiamocelo nel. Nell'inventario, assolutamente. Magia. Esercitati nella magia pratica, dai. Esercitiamoci un po' nella magia pratica, perché Arti ha un po' paura della magia indomita o maliziosa, quindi lui può vedere solo la magia pratica. Comunque, che belli i dettagli delle impronte sulla sabbia. Mi piacciono tantissimo. Volevo capire cosa portasse Richard Vimes, cosa porta, diciamo, dalla sua ricerca di cibo. Divora carne cruda, adoro. Ah, ha preso della carne cruda. Che chic. Che chic, adoro. Se mangia la carne cruda lui, mamma mia. Cioè, tutta a posto. Guardate Arti! È un po' congelato da questa cosa. Dice, ma tutto a posto? Cioè, ma che problemi hai? Che te mangi la carne cruda? Chi è? Ehi, Richard, dovevo chiedere. Dovresti essere. Non credo sia una buona idea. Dovresti esserci tu a pensarci su. Lui se mangia la carne cruda. Poi lo facciamo andare in bagno, raga. Se
In realtà, raga, ho sbagliato perché ci ho fatto un antro per il nostro Eric. Quindi, secondo me, dovresti andare qui. Guardate che bello che ho fatto questa sorta di cantina magica. Diciamo che Arti e Amelia hanno subito, per paura che i vicini parlassero troppo, cioè hanno questi due figli che sono praticamente magici. Prepara una pozione, no, sperimenta. E quindi giustamente loro hanno detto, facciamo una cantina magica così che lui possa tranquillamente sperimentare la magia lontano dagli occhi di tutti, insomma. Comunque, ragazzi, io direi che così comunque luna crescente. A breve avremo la luna piena. Tra l'altro sta finendo anche l'estate. Dicevo, ragazzi, possiamo dire con questo episodio può terminare qui. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella, di mettere un mi piace e commentare. E ragazzi, scusate, mi è venuto il singhiozzo. E ragazzi, se volete sostenere questo canale, c'è il tasto super grazie, oppure potete acquistare dal link di Stan Gaming che trovate in descrizione tutti i giochi che vi servono. Io niente, ragazzi, vi ringrazio, vi mando un bacio dal vostro Danzo e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!